Ciao, allora alcuni giorni fa è stato il mio compleanno e ho ricevuto alcuni regali, quindi ve li volevo mostrare. Con l'occasione vi mostro anche alcuni acquistini che ho fatto appunto in quest'ultimo periodo, all'incirca negli ultimi 2 mesi. Non sono tantissime cose, però sono delle cosine che a me piacciono. Iniziamo con i regali di compleanno. Il mio compleanno è stato il 19 novembre e quindi non tantissimi giorni fa e ho compiuto 35 anni. Yeah! Sono vecchia! Yeah. Ecco quindi i regali che ho ricevuto. Dalle mie sorelle e dai miei cognati e da mio nipote, anche 2 anni, ho ricevuto questo zaino. Così. È uno zaino di ASOS e lo volevo da un sacco di tempo, uno zainetto. E è molto semplice. Ha queste due cinghie di dietro. È molto classico, comunque nonostante sia uno zaino resta comunque elegante. Non mi piacciono a me gli zaini e non ne volevo uno che avesse gli spallacci larghi o comunque di un materiale molto sportivo. Volevo proprio una cosa che fosse elegante, che fosse utilizzabile anche per, che ne so, andare al lavoro o comunque mantenere uno stile comunque abbastanza elegante. Io ho sempre lo stesso stile, non vesto praticamente mai sportiva perché proprio non lo amo come stile, come look, e quindi bene o male tutto quello che ho è su quel genere. E all'interno è fatto così, quindi il mega tascone, e ha poi qua la lampo, qui la lampo che puoi mettere appunto gli spiccetti, il telefono e via dicendo. All'interno non ha nessun'altra tasca e ha, per cosa buona, l'ho scelto anche per questo, questa zip che lo chiude, quindi è anche tra virgolette un pochino più sicuro nel caso dovessi utilizzarlo poi in metro, magari devo andare a fare qualche corso di formazione, devo comunque andare in centro, è utile perché me lo posso comunque portare senza avere tanti problemi, non cadere. Il mio fidanzato mi ha regalato gli stivali. Ora, questi sono un po' zozzi perché li sto utilizzando, e sono questi, sono stivali molto semplici, basic, perché mi piacciono così, hanno questa cinghia qui sulla caviglia e sono abbastanza sportivi questi rispetto ai miei gusti. Infatti li cerco un paio di stivali un pochino più eleganti ma bassi, di quelli un pochino morbidi che arrivino anche magari al ginocchio. Ne avevo però purtroppo quest'anno li ho dovuti buttare perché erano comunque vecchi, avevano diversi anni, un paio addirittura sulla suola sotto mi si erano sfondati. Me ne sono resa conto dai miei genitori quando stavo andando ad aprire il cancello per uscire appunto dal cancello del giardino di casa con la macchina. Sentivo sotto i sassetti che mi davano fastidio, lì per lì ho pensato ci metto una suoletta, poi sono andata ad alzare il piede e in realtà ho visto il buco, proprio ho detto oh cavolo, e quindi quelli li ho dovuti buttare. Poi pochi giorni dopo ho buttato un altro paio che pure quelli si erano rovinati, ormai avranno avuto 5-6 anni, quindi erano andati. Dai miei amici io invece ho ricevuto un paio di cose, una richiesta e una che hanno fatto a sorpresa loro. Allora, quella richiesta era il fondotinta della MAC, il Face and Body, e la tonalità mia è la N1 e il fondotinta è questo qui da 120. Vabbè, non ve lo faccio vedere con la colorazione. È un fondotinta che mi piace molto, finora l'ho provato sempre nel sample che mi hanno dato tipo a Milano, alla Corner Mac, alla stazione di Milano, alla stazione centrale di Milano, e praticamente è molto trasparente, molto leggero, non lo sento sulla pelle, e è il tipo di fondotinta che comunque a me piace perché io non sopporto di avere sul viso fondotinta molto pesanti. Spesso io uso solo ad esempio solo le polveri, proprio perché non amo questo tipo di un tipo di copertura troppo pesante, troppo elevata. E quindi il Face and Body, che ha proprio comunque la caratteristica di non essere particolarmente intenso come copertura, ma essere comunque modulabile in caso di necessità, l'ho trovato perfetto. Poi appunto l'ho potuto provare e ho detto sì, mi piaci e ti voglio comprare, e ho colto l'occasione del fatto che venisse il mio compleanno per farmelo regalare. Io ovviamente chiedo poi se loro ovviamente possono farlo, bene, altrimenti ogni qualsiasi altro regalo è ben accetto. Però ormai sono quasi
più di 20 anni che ci conosciamo, quindi a un certo punto le idee sono esaurite, quindi ben vengano, secondo me, quando ti chiedono cosa vuoi. Poi sempre da loro ho ricevuto un rossetto, questo è un Amplified e è il nome è il Divant X. Mi hanno detto, in questo momento sono un poco rallentata con le collezioni della MAC, che è una collezione limitata, e comunque il rossetto è questo, è quello che indosso, ora che indossavo, e nel bullet sembra più marroncino, in realtà poi è più rossiccio, e diciamo che è un tipo di colorazione che a me piace molto e che secondo me mi sta anche bene. Io amo molto i rossi, comunque questi tipi di colorazioni anche scure ma sempre tendenti al rosso, e quindi ovviamente loro, conoscendomi, me l'hanno preso. Poi andiamo avanti. Ho anche un altro regalo che mi è stato fatto dai miei zii e da mia cugina e il fidanzato, che è praticamente uno di quei gilet di dietro più corti e davanti un po' più lunghi, che scendono un po' a cascata con le frange, con la fantasia scozzese. Purtroppo mi sono dimenticata di lasciarlo fuori e l'ho messo a lavare, e quindi vabbè, sta a lavare comunque. È di quelli più appunto a cascata, tonalità scozzese sul marrone, dietro è più corto, davanti è più chiaro, è molto carino e l'ho già proprio indossato. Poi i miei genitori mi hanno regalato la torta di compleanno, che ovviamente non ce la siamo mangiata, mi sono scordata di fare le foto, e i miei suoceri mi hanno dato i soldi, quindi I love you. Passiamo adesso agli acquistini. Allora, io non mi ricordo se tutte queste cose, qualcosa ve l'ho fatto vedere già e qualcosa no. Probabilmente quello di H&M, della linea makeup, ve l'ho già fatto vedere. In ogni caso, andando velocemente, ho comprato il l'Immaculate Compact Foundation. La tonalità, questa è golden beige, e la confezione è questa. Mentre il packaging vero e proprio è così, sotto alla spugnetta, e è così, e allo specchietto. Lo sto utilizzando il fondotinta e al momento mi piace, è molto leggero, appunto non ha quella coprenza, non ha una coprenza molto pesante, che appunto è quindi quello che piace a me. Sinceramente l'ho pagato 9,99 euro e non è un grandissimo prezzo, e lo vale tutto il prezzo che l'ho comprato, forse vale anche un pochino di più. Quello che non mi piace è il packaging, che lo trovo un pochino troppo plasticoso, cioè proprio plastichetta, però vabbè, ci possiamo possiamo sorvolarci. Ho comprato sempre della MAC, e su questo sinceramente non ci sorvolo, il Pure Radiance Powder Blusher, quindi il Fard, il blush, il Fard come sono antica, e questo è il Cherry, e è questa colorazione qui, io lo trovo molto bello, questo qui, questo. Mi piace molto. Quello che invece non mi piace è proprio la confezione, anche in questo caso. Questa è ancora più cheap rispetto a quella del fondotinta, cioè questa è proprio plastica, cioè lo vedete proprio che è plastica, non c'è nemmeno uno specchietto, è proprio, questa è abbastanza squaliduccia. Anche questa cosa dorata sotto, a me dà molto l'idea dei trucchi dei bambini, o comunque i trucchi che puoi trovare nel negozio dei cinesi. E sinceramente, forse mi sarei aspettata un attimino di più, perché per 7,99 euro a questo punto vado a comprare un blush da Kiko, e il packaging è migliore. Allora, non tolgo il rossetto perché vi devo far vedere altri due rossetti di cui vi parlo subito, quindi. Allora, della Kiko ho comprato un rinomatissimo rossetto che è il 914 e probabilmente è della stessa tonalità di quello che ho ricevuto e di un altro che ho comprato. È così, quello della MAC è così, no, molto simile, questo è leggermente più violetto, e applicato sulla mano si vede che è un po' più violetto.
questo è quello della Kiko. È molto bello anche questo. Questo ancora non l'ho utilizzato. Poi appunto vi farò sapere. E poi aspettate che chiudo quello della, vabbè, ve lo comparo pure questo. Della Pupa ho comprato un I'm Pupa, e questo è il numero 414. E è questo qui. Questo è quello della MAC. Questi sono molto simili, pure questi. Anzi, questo credo che sia ancora più simile a quello della Kiko, se è possibile. Infatti ve lo metto sotto. Ecco, sono praticamente uguali. No, in video sembra molto più scuro questo della Kiko. In realtà dal vivo è una punta, una tonalità più scuro. Però, diciamo, nella fantasia, diciamo, non c'è fantasia, sono tutti uguali sostanzialmente, però vabbè, mi piacciono, li alterno tranquillamente. Poi, sempre perché il colore è la mia passione, della Pupa era venduto insieme alla Lime Pupa, ho preso anche la matita, la Tulips, e questa è la numero 33 e fa appunto il paio con quella della Pupa, appunto è la matita sua in teoria. L'ho provata, sì, buona durata, per ora l'ho provata una volta solo, quindi diciamo che è un'opinione abbastanza limitata, però ve li farò sapere. Se volete sapere poi come mi ci sono trovata nel tempo, lasciatemi un messaggio qua sopra, perché magari nel frattempo, tra che ho girato il video e lo carico, l'ho ritestato ancora un altro pochino, quindi lasciatemi un messaggio qua sopra. Sempre da Kiko ho comprato una matita per le sopracciglia, questa è la numero 04 e è la colorazione, diciamo qua, è questa, qua. È un biondo molto, un biondo cenere, va abbastanza bene per la mia colorazione di ciglia, forse l'avrei preferita leggermente un pochino più morbida, però va bene. Cioè, ci si adatta. E poi sempre della Kiko, questa è una collezione limitata, Dark Tide, credo, potrebbe essere. Il packaging è questo qui, così, con questa, così. E è il numero 02 Tempting Violet. È questo violetto. Molto carino, che utilizzerò come eyeliner, e la matita appunto è quella retrattile così, e che dietro ha il suo temperino. Poi ultima cosa, sempre della Kiko, ho comprato il Perfect Star Gel Duo, questa pure è una collezione natalizia. Quello che ho comprato io è il numero 3 Artistic Plum. La confezione è questa e il colore è questo. Io vado sempre sul stesso tonalità di colore perché è quello che mi piace. Ecco, e qui si intravede anche i brillantini che sono presenti all'interno. Quando poi lo vanno a estendere non si vedono moltissimo, però è carino e ha anche il suo top coat. Bene, questi sono tutti i regali di compleanno e gli ultimi acquisti. Spero di non aver dimenticato niente. Se avete delle domande sui prodotti che ho comprato, lasciatemi un messaggio qua sotto. E al prossimo video. Ciao!